Si parte così. Questa sarebbe l'intenzione di partire con un primo video, se riesco a trasmettervi la mia passione che mi porta avanti da quando ero bambina per il cartonnage. Cartonnage vuol dire ricoprire una scatola o fare tante cose con la carta, costruire addirittura una scatola, poi ricoprirla o ricoprire qualsiasi cosa che si può ricoprire. Questa, ripeto, è una passione che mi rilassa, mi dà soddisfazione. Anche la riparazione tipo legatoria di un libro che si è sfasciato, metterlo insieme. Bastano poche cose, un po' di fantasia, un po' di pazienza. In questo caso è il rivestimento di una scatola che ho già iniziato senza la carta giusta, senza la scatola giusta. Insomma, quel giorno ero nervosa, quello che mi sono trovata fra le mani era questo, con questo fatto. Una scatola poco allegra, ma comunque può dimostrare che cosa si può fare con la carta. È una scatola da buttare via. Servono delle mollette, la carta, le mollette, del Vinavil, un piccolo pennellino, poi ognuno si sceglierà un appoggino per appoggiare il pennello. Il mio è in questo caso un sottovasino di terracotta che poi metto sotto il rubinetto e lo posso sgrassare pulire dal Vinavil. Se lavorate su un tavolo, io ho questa tovaglia di tela cerata e ho messo a sua volta un foglio di plastica per non imbrattare. Dopodiché adesso io sto zitta e vado avanti in questa lavorazione di questa scatola che avevo già iniziato un altro giorno. Togliamo le mollette. Facciamo così. Aspetta, mi sposto perché. Ecco, facciamo così e cominciamo a fissare la parte stretta. Poi, qui mettiamo la colla. E questo lato è fatto, adesso facciamo l'altro lato, poi facciamo la parte lunga e praticamente, essendo già un lavoro iniziato, in questi pochi minuti è anche già finito. Così. Ne basta poco, perché tanto deve soltanto fissare la carta, no? Dobbiamo mettere in questo lato. Adesso non so cosa verrà fuori con la fotocamera. Poi magari riuscirò a capire come mi devo muovere io rispetto a lei che non può decidere come riprendere meglio, eh?
Così abbiamo fatto la parte. So. Allora, abbiamo una cosa così. Adesso è semplice, capite, metteremo della colla qui, qui e poi basta, è finita. Parte lunga, lato lungo. Le alette laterali lo mettiamo direttamente sull'aletta, ma si può fare anche il contrario. Così. E adesso andiamo di mano che accompagna, così, così, così. E così, poi facendo diverse scatole senza romperle a nessuno, la persona prende molta pratica, non fa pieghe, non spruzza di colla da tutte le parti. Allora, il lato finito si presenta così. Adesso facciamo l'altro lato, poi laviamo un po' le mani perché sono già tutta impiastricciata, così. Allora, faccio vedere di nuovo il lato lungo, le due alette laterali. Facciamo prima le due alette, la colla, l'accompagnamento della carta sulla scatola, la colla, una e una, due. E poi andiamo con il lato lungo. Avete visto, era già iniziata, certo il lavoro più lungo l'avevo già fatto, però ci vogliono pochi minuti, poco materiale, tanta fantasia e tanto divertimento, almeno per me. E così si accompagna, così. Fissare bene con le mani all'angolo. Così, così, così. A volte vengono perfette, a volte no, però adesso poi si asciuga e viene meglio quando si asciuga la scatola internamente, di lato, sopra. Ecco, questo, se è venuto bene, è il mio primo video. Ve ne dedicherò altri. E spero che anche a voi venga la passione per il cartonage. Ciao!